Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico, è qui di fronte alla storica, ma che dico storica, sede del Partito Radicale. Primo luglio, dico bene primo luglio? Primo luglio? E questa performance la dedico a Marco Pannella. Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo, è qui di fronte all'autorevole, ma che dico autorevole, più che autorevole, sede storica del Partito Radicale, un partito che in tanti anni ha portato avanti delle battaglie storiche, delle battaglie storiche. Io sono onorato di conoscere personalmente Emma Bonino e Marco Pannella, tra i pochi politici in Italia e devo dire in Europa che hanno la mia stima. Allora, io sono qua in sintesi perché ovviamente in passato anche sono stato iscritto al Partito Radicale, adesso ovviamente al momento non sono tesserato, ma sono qui per gridare un'unica cosa proprio dal mio cuore. Io che metto, ma che dico di più, il mio sangue, la mia pelle e per un Pannella che ha portato delle battaglie avanti storiche che hanno rivoluzionato il costume del nostro paese in maniera positiva, quindi il divorzio, l'aborto, qualcosa di straordinariamente utile. Allora io sono qua proprio davanti al partito per chiedere, di fronte anche dei rappresentanti dei media e dei cittadini, evviva, per chiedere, io esigo che Marco Pannella entro 10 giorni venga eletto senatore a vita. Ma che cosa aspettiamo? Un uomo che ha cambiato il nostro paese in meglio, uno dei pochi politici diverso da tutti gli altri, mai si è pensato a una corruzione, mai Pannella ha deluso noi cittadini. Allora che cosa aspettiamo a farlo diventare senatore a vita? Io do a Napolitano 10 giorni di tempo e quindi in questa Roma un po' calda, in questa Roma sempre più felliniana, tra l'altro lo ricordo, mancano, quest'anno sono 20 anni dalla morte di Federico Fellini. Io ho fatto un bagno recentemente nella Fontana di Trevi dedicata a Sara Tommasi, il mio grande amore Robert Bernocchi, qui di fronte al partito, consentitemi uno spoglierello simbolico dedicato a un uomo e a una donna, Marco ed Emma, che hanno cambiato in meglio il nostro paese. Ovviamente lo spogliarello avrà un limite perché c'è anche la minorità. Veramente per concludere, e qui mi fermo perché di fronte vedo anche dei minori, di fronte ai quali mi inchino e ti chiedo scusa, tu che sei così giovane, di come spesso la società violenta la sacralità. Basta che tu accendi Facebook e vedi di tutto e di più. Non avere un profilo su Facebook, ti prego. Ce l'hai, come ti chiami? Il tuo nome, scusami. Il tuo nome, o meglio, il nome che hanno scelto i tuoi genitori, una delle prime, come dire, non proprio scelte democratiche. Il tuo nome qual è? Luca, quanti anni hai Luca? Hai un profilo su Facebook? Bravissimo! E allora io umilmente scelgo proprio te, simbolicamente, ti chiedo grazie, ti dico grazie che non hai aperto un profilo su Facebook, perché se l'avessi aperto ti invitavo a chiuderlo.
perché oggi la società non ti tutela. Se tu ti colleghi su Facebook non sai mai dall'altra parte chi realmente c'è, se c'è una persona maggiorenne o minorenne. Quindi di fronte alla mamma, di fronte alla zia, ma sempre donna è, io mi inchino e bacio umilmente la terra che tu calpesti. E allora veramente per concludere, perché non voglio creare problemi anche agli esercizi commerciali, alle pasticcerie, ai bar qui, ai forni di via Sorrentina, io volevo che tutti quanti voi vogliamo dedicare un applauso a Marco Pannella e ad Emma Bonino, vi prego. Allora io voglio salutare ancora i cittadini dicendo, e lo dice Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico, io esigo entro 10 giorni che Marco Pannella venga nominato senatore a vita. Che cosa aspettiamo? Che cosa aspettiamo? Non mi fate arrabbiare che già io sono stanco, già dormo poco, soffro ovviamente del disturbo del sonno, non voglio che si aspetti altro tempo. È morto recentemente il senatore Colombo, ma che cosa aspettiamo? Che cosa aspettiamo? Marco Pannella è un uomo ancora in grande forma, ma ha qualche capello bianco e merita, perché io voglio che i giovani di 15 anni, i giovani di 14 anni, di 12 anni, conoscano Marco Pannella, sappiano le sue battaglie. Poi ovviamente anche Emma Bonino, che adesso è per la mia gioia ministro, l'unico ministro che io sono onorato di avere nel nostro governo attuale è Emma Bonino. Allora io vi saluto, vi ringrazio e questa cosa la voglio lanciare a chiare lettere napoletano. Non accetto che passi altro tempo. Marco Pannella, senatore a vita. Marco Pannella, senatore a vita. E consentitemi, in questa Roma un po' calda, proprio dedicata a te, hai detto Davide? Luca, ti prego, su Google metti Nurajev, su Google metti Federico Fellini, vai a sapere chi sono questi signori, metti Moravia, metti Ennio Flaiano, metti Rita Levi-Montalcini, metti Toscanini, metti Verdi, metti Lubis, un grande regista del cinema tedesco muto, metti Charlie Chaplin, ma non perderti su internet, su Facebook, su Twitter, quello che è. Viva Marco Pannella, viva il Partito Radicale! E lo dice una persona che è stato iscritto al partito, al momento non lo sono, quindi ha ancora più significato il mio urlo. Marco Pannella, senatore a vita. Grazie molte.